Nel mese di novembre non ho avuto tempo per leggere, eppure ho letto ben 4 libri. Come ho fatto? Li ho ascoltati. Gli audiolibri possono essere infatti un'ottima soluzione, soprattutto per quei periodi in cui non abbiamo proprio tempo per leggere, ovvero per sederci con calma con un libro in mano, e possono riservarci delle sorprese molto interessanti. Non devono essere paragonati troppo ai libri perché, essendo un mezzo molto diverso, vengono fruiti in modo differente e anche il livello di soddisfazione rispetto a un libro è molto diverso, ma questo non significa inferiore. Ormai sono tantissimi anni che ascolto gli audiolibri, sono innamorata di questo formato. Anche se leggo tantissimi libri cartacei, ogni mese quei 2 o 3 audiolibri non me li lascio assolutamente sfuggire. Ammetto che il mio primo approccio con l'audiolibro non è stato dei più felici e neanche dei più semplici. Proprio perché non ero abituata ad ascoltarlo un libro, ma a leggerlo. Col tempo mi sono abituata a questo tipo di ascolto ed ora non posso assolutamente farne a meno e consiglio a tutti almeno di provare. Ascolto gli audiolibri in diversi momenti della mia giornata, ad esempio quando mi preparo il pranzo o durante la pausa pranzo, quando porto fuori il cane o quando mi trovo in sala d'attesa davanti allo studio del dentista. I momenti sono tantissimi, li riempio con un libro, con una storia e una bellissima voce che me la racconta. Per il video di oggi ho selezionato 3 audiolibri che ho ascoltato ultimamente che mi sono piaciuti moltissimo. Prima però voglio suggerirvi alcune piattaforme su cui io li ascolto. 2 sono molto conosciute, sono a pagamento, Audible e Storytel, e permettono anche di fare una prova gratuita generalmente di un mese. La terza app su cui ascolto audiolibri, ma anche ovviamente podcast, è anche Rai Play Sound. Questa è gratuita e quindi potete tranquillamente scaricarvela come applicazione sul vostro smartphone. Il primo ascolto che vi consiglio è Delitti a Fleet House di Lucinda Riley. Si tratta dell'unico giallo poliziesco scritto da questa autrice, quindi se già la conoscete non potete assolutamente perderlo. Lo trovate su Audible, letto da Daniela Cavallini, dura 15 ore e 8 minuti, ma vi garantisco che questo tempo volerà via perché l'ascolto è davvero estremamente piacevole e fruibile. L'unica pecca di questo ascolto purtroppo è stata la lettrice, perché secondo me la sua interpretazione e il suo tono di voce in alcuni punti della storia non erano adatti al personaggio, ma nonostante questo sono riuscita a godermi appieno la storia raccontata da questo libro, che intreccia al giallo poliziesco anche la tematica del bullismo. A questo ascolto ho dato 3 stelline su 5, ma solo perché ai 3/4 della storia ho intuito chi fosse l'assassino. Nonostante questo, è un ascolto che vi consiglio perché mi ha intrattenuta benissimo. Sempre all'insegna del thriller, un altro ascolto che vi suggerisco è La casa delle voci di Donato Carrisi, un ascolto che dura 7 ore e 3 minuti, quindi relativamente breve, letto da Alberto Angrisano, un lettore che mi è piaciuto moltissimo. Un thriller psicologico dalla trama accattivante e con un intreccio molto ben congegnato, capace di creare quella giusta suspense che conduce l'ascoltatore fino alla fine della storia con grandissima curiosità e attenzione. Pietro Gerber è uno psicologo che pratica l'ipnosi sui bambini. Lui è conosciuto in tutta Firenze come appunto l'addormentatore di bambini. Un giorno una sua collega lo contatta dall'Australia per affidargli un caso, il caso però di un'adulta, Hannah Hall, e quindi Pietro si troverà ad affrontare questo caso particolarmente controverso in cui questa sua paziente ha dei ricordi molto vividi, ma che possono anche essere frutto semplicemente della sua fantasia o di un suo delirio, ovvero un omicidio, il ricordo di un omicidio. Pietro Gerber, per risolvere questo caso, dovrà scavare a fondo per cercare la verità, una verità che è nascosta nel trascorso di bambina di Hannah Hall, e quindi dovrà far riemergere la bambina che è in lei. Piano piano riemergerà il passato di Hannah Hall, di quando era bambina, una bambina alla quale veniva in continuazione cambiato il nome,
che veniva tenuta lontana dagli estranei e che assieme ai genitori viveva in questa casa, tra virgolette, incantata, che veniva chiamata la Casa delle Voci, dove avvenivano fatti particolarmente inquietanti. Alla Casa delle Voci di Donato Carrisi ho assegnato 3,5 stelline su 5, è un ascolto che mi è piaciuto davvero tanto e che affronta anche le tematiche della malattia mentale e della genitorialità. Terzo e ultimo ascolto che vi suggerisco, si tratta di un romanzo di genere young adult, anche se io non sono purtroppo più tanto young adult, ma l'ho apprezzato moltissimo, a dimostrazione del fatto che quando un libro è scritto bene non ci sono limiti di età. Come uccidono le brave ragazze di Holly Jackson, letto da Elisa Contestabile, che tra parentesi è una lettrice che ho apprezzato moltissimo. Si tratta di un ascolto che ho fatto sempre su Audible, la durata è di 11 ore e 51 minuti, il genere è sempre un giallo di tipo poliziesco. Nella piccola cittadina di Little Kilton nel 2012, Andy Bell, la ragazza più in vista della scuola, sparisce misteriosamente e il suo corpo non viene più ritrovato. Ad essere accusato del suo omicidio è il fidanzato Sal Singh, tesi avvalorata nel momento in cui questo ragazzo viene ritrovato suicida a pochissimi giorni di distanza. Pippa Fitz-Amobi, una giovane ragazza che al tempo aveva 12 anni, non è convinta della risoluzione di questo caso e approfitta della tesina di fine anno prima del college in giornalismo investigativo per indagare su questo caso misterioso. Verranno alla luce segreti inquietanti e una verità che qualcuno vuole ancora mantenere nascosta. Ho trovato la trama particolarmente intrigante, una storia divertente, raccontata però anche con momenti di leggerezza, ma che affronta anche tematiche importanti come quelle della discriminazione razziale, del bullismo e soprattutto parla tanto di amicizia. Spero che abbiate trovato utile questo mio video. Fatemi sapere se ascoltate gli audiolibri o se un po' vi ho fatto venire la curiosità di ascoltarli. Io vi aspetto al prossimo video, sempre sul canale The Wiswell Blog. Alla prossima!